Sulla strada che porta alla salvezza, il Catania, ieri contro la San Benedettese, ha trovato due punti preziosissimi. Li ha trovati tra enormi difficoltà, dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore, ma soprattutto sentite le grandi recriminazioni di Rambone davanti ad un pubblico che anche ieri è clamorosamente mancato. Pazienza, l'ho detto, questa è una squadra che non è molto amata, giustamente o ingiustamente io avevo chiesto questo grosso apporto e speriamo di farcelo lo stesso. E il Catania ce l'ha fatta, ma soffrendo naturalmente, come capita ormai in questo campionato quasi sempre. Tre gli episodi cruciali, riviviamoli assieme attraverso le testimonianze dei protagonisti, dal rigore mancato da Borghi dopo appena un minuto alle strepitose parate di Onorati, sino al gol decisivo di Puzzone. È successo che ho tirato fra le altre cose anche troppo debolmente, il portiere è andato dalla parte giusta, non sono riuscito a spiazzarlo e quindi me l'ha parato. Se non ci fossi stato tu su quelle due occasioni della Samb andava a finire male. Ma dopo il calcio di rigore certo ci siamo un po' demoralizzati, loro ne hanno approfittato di quel momento, devo dire che sono stato anche molto fortunato. È un po' bravo. Ma questo sta a voi a dirlo, non sta a me. Senti, era indispensabile che questo Catania nella corsa per la salvezza trovasse un portiere che parava finalmente. Ma un portiere che parava, un portiere che insomma avesse un po' di fortuna. Che desse sicurezza a tutto il reparto. Sì, ecco, che desse un po' di sicurezza a tutto il reparto. Zona, si può fare il gol contro questa squadra? È stato all'inizio un po' la palla che ho sul rigore, ci siamo dando un po' più dall'inizio, però tutto sommato cerchiamo di fare questo gol. Zona, avevi detto un gol si può fare, l'hai fatto. Ma la sofferenza. Sofferenza soprattutto perché abbiamo sbagliato quel calcio di rigore all'inizio, però tutto sommato abbiamo trovato questi due punti che secondo me sono due punti d'oro.